perché è stato pensato come una zona franca. Ora come si trova anche l'editoria, non soltanto la televisione. E citerò qui un uomo leggendario per la RAI, Biagio Arnes. Sul bilancio non è caduto mai nessuno ciglia. Biagio Arnes tendeva a dire cos'era la RAI. La RAI fin dalla sua nascita è stata un'azienda molto politica, in molti sensi. La politica ha sempre avuto, stiamo parlando da prima di Berlusconi, nella RAI un erogatore indiretto di fondi e di consenso. Io credo che la RAI in sé abbia questo bene e questo male, cioè di essere un'azienda che si è sempre vissuta e si è strutturata, almeno finché poi era monopolista, come un'azienda che aveva finalità più ampie del pareggio di bilancio e finalità più ampie di quello stesso che mandava in onda. La grande forza della RAI è stata quella di essere un'azienda nazionale che nel bene o nel male è riuscita anche ad accumulare all'interno di sé una serie di strutture fondamentali per essere oggi aziende di comunicazione, e credo che questo è il luogo su cui noi dobbiamo concentrarci. Perché la RAI, nell'aver fatto questa sua, aver svolto questa sua grande funzione nazionale, è diventata poi da un certo punto in poi oggetto di tale aggressione? La risposta è molto semplice, perché la RAI ha tutto quello che serve a tutte le altre aziende per poter diventare competitive. E francamente io penso che prima di cedere al mercato, al cosiddetto mercato quote di competizione facili, io come una persona che lavora nella RAI e tiene nella RAI segretaria del servizio pubblico, io credo che la RAI ancora per molto tempo debba essere, come dire, capace di tenersi quella che è la sua supremazia in termini di struttura produttiva. Che cosa è successo infatti in questi anni? L'attacco che c'è stato da parte di Berlusconi, ma non solo, è esattamente l'attacco degli Apache a un fortilizio dove c'è tutto. Io credo che il bilancio abbia fedelmente riprodotto in questi anni l'attacco predatorio nei confronti delle proprietà della RAI e non viceversa. Dobbiamo dunque guardare al bilancio o dobbiamo guardare a quelli che sono gli assetti politici che mano a mano vanno nei confronti e si aggregano intorno alla RAI? E io ovviamente la risposta alla domanda è puramente retorica, la risposta la sapete. Noi abbiamo io penso che la RAI sia sotto assedio in questi ultimi anni, non solo da parte di Berlusconi, ma anche secondo me da parte di gruppi che stanno cercando giustamente, legittimamente, tentando di entrare nel campo delle televisioni. Quello che, a cui abbiamo assistito in questi anni è l'uso e la spoliazione della RAI da parte di Berlusconi, ma anche, guardate bene, da tutta una serie di interessi minori, non necessariamente riportabili a Berlusconi, anche se non tutti riportabili a Berlusconi, che, come dire, attraversano nella RAI e nella RAI trovano il denaro, i soldi, le strutture per poter vivere. Il problema è che questi gruppi storcono lavoro e risorse per la parte interna della RAI e secondo, questo è l'altro problema che noi abbiamo avuto, dall'era Berlusconi in poi l'acquisizione, l'allocazione di risorse a queste risorse esterne, a queste produzioni esterne, non è più trasparente. Se questa è la soluzione, voi mi venite a parlare di concorrenza e dire dovrebbe la RAI essere spartita per dare la possibilità al mercato di appunto iniziare un movimento, un'articolazione della concorrenza? Io vi dico di no, perché secondo me la RAI non può uscire da un periodo di aggressione come quella che ha avuto in questo periodo e essere messa in parte sul mercato. Non può, per il semplice fatto che l'aggressione alla RAI è stata fatta in maniera scorretta, è stata fatta in maniera illegale. La RAI ha bisogno prima di risolvere se stessa, di ripulire se stessa da questi aspetti di concorrenza non corretta, concorrenza scorretta, e poi eventualmente intanto può, a mio parere, cominciare a ridiscutere il suo mercato. In sintesi, ci sono tre cose che vanno fatte, che non sono molto difficili da fare. La prima cosa, va dato un netto segno di distinzione col passato. La seconda cosa, io credo che la RAI, come avete visto, vive, deve ritornare a vivere di pubblicità.
il fatto che da 10 anni la pubblicità è meno del canone è la prova provata di quanto sia stato lavorato contro la RAI. La RAI deve sfidare se stessa ancora prima della concorrenza, sul recupero pubblicitario, il che significa che deve tenere dentro tutti i suoi divi. Questo, i palinsesti e l'approvazione dei palinsesti, a cominciare da Santoro, è fondamentale, perché la nostra sarà una sfida sulla pubblicità. Terzo punto, c'è una riforma da fare, c'è una riforma di governance, c'è bisogno a questo punto staccare il rapporto istituzionale con la politica. Il primo governo che arriverà e farà questa cosa avrà saltato la RAI. Dunque, prima noi risistemiamo la RAI e poi discutiamo del futuro della concorrenza.